Ferramenta Moschini, in via Roma 63 a Piage, in provincia di Pesaro Urbino. Telefono 0721 89 01 36. Voglia di pane? Andiamo da Marconi. Lo storico panificio è presente a Piaggio dal 1956 e offre una vasta varietà di pane fresco e pizza, ma anche pasticceria dolce, salato e prodotti da forno tipici della nostra zona. Vendita all'ingrosso e al dettaglio. Panificio Marconi è in via Dante Alighieri 3, Piaggio, in provincia di Pesaro Urbino. Telefono 0721 890 140. Mmm, che buono questo pane! Caro, mi porti a mangiare la pizza questa sera? Ancora pizza? Sì, mi porti alla pizzeria Da Pali. E Da Pali sì, pizza ad alta digeribilità, doppia lievitazione, stesa a mano con l'antico rasagnolo. Venite a gustare la nostra pizza, la piadina, gli hot dog e le focaccine. Pizzeria Da Pali, via Roma 28, Piace, in provincia di Pesaro Urbino. Telefono 0721 89 04 66. Pizzeria Da Pali. Pizzeria Da Pali. Mmm, che buona. Chiuso il mercoledì. Agriturismo da Gustinel. Da noi trovate primi piatti come lasagne, cappelletti, tacconi, tagliatelle preparati con passione da Elisabetta, Fiorenza e Aldesina. Secondi piatti con rilevanza di carne arrosto cotta in forno a legna, tacchino, oca, anatra, coniglio, pollo allevati direttamente da Gabriele e i suoi familiari e inoltre piadina e formaggi locali. Menù esclusivi su prenotazione. Telefonate al numero 0721 890 183. Da Gustinel, agriturismo minimale in via Fraschetta 3 Piagge in provincia di Pesaro Urbino. Ristorante Pizzeria Pineta, pizza ad alta digeribilità, pasta fatta in casa, sughi con tartufo pregiato di stagione, funghi locali, ragù di carne di cinghiale, capriolo, anatra, tutto naturalmente con olio di frantoio marchigiano. E che dire dei secondi? Fiorentina, tagliata, bistecca, arrosti misti di coniglio, pollo, piccione e agnello. Vini di qualità locali e birra artigianale. Il tutto in ampli spazi interni ed una meravigliosa e sempre fresca terrazza esterna. Su richiesta, spettacoli musicali per feste e ricorrenze. Pizzeria e ristorante La Pineta, a Cagli in provincia di Pesaro Urbino. In Viale della Vittoria 13, info e prenotazioni al numero 0721 78 19 29. La Lanterna Bianca, associazione Onlus con finalità umanitarie, organizza un concorso diaristico in memoria di Filippo Maria Tripolone. La partecipazione è gratuita. Info su www.lanternabianca.it.
A nostro avviso il governo nazionale anche in quest'ultima fase sta contribuendo ad aggravare le contraddizioni economiche e sociali e altrettanto il governo regionale PD spacca. Lo sta facendo per quanto riguarda la crisi economica, disoccupazione al 10%, PIL in calo, disoccupazione giovanile al 34%, a livello sociale, a livello di precarietà abbiamo una situazione in particolare giovanile, ma non solo, per cui oggi 9 contratti su 10 sono precari. Dal punto di vista ambientale le politiche hanno prodotto quegli interventi impattanti che prima si sono ricordati in termini in parte di infrastrutture, di impianti lesivi appunto dell'equilibrio territoriale e ambientale e via dicendo. Noi avanziamo alcune proposte in termini generali per quanto riguarda il lavoro, un piano straordinario per il lavoro, per quanto riguarda il reddito sociale minimo per una serie di disoccupati e precari nella nostra regione. Avanziamo proposte per quanto riguarda la costruzione della rete ecologica, di una nuova agricoltura, di un equilibrio ambientale e territoriale all'altezza di un nuovo modello di sviluppo. Queste sono le proposte in estrema sintesi che noi avanziamo. Siamo altri dunque sia perché proponiamo una politica alternativa, sia perché proponiamo programmi in controtendenza rispetto alle politiche di crisi a livello nazionale e a livello regionale, perché poi quando risponderò sulla sanità bisognerà che ci si intenda. Perché è inutile poi lamentarsi dei problemi dei tagli se a Roma con il governo di Berlusconi di centrodestra o anche oggi con il governo impegnato sul Partito Democratico da Meloni a Letta e Renzi si continuano a tagliare risorse e fondi. Per quanto sforzo di fantasia, di miglioramento, di attenzione si potranno mettere in campo se non si modificano le politiche europee e nazionali, siamo con i greci di Siviglia, con gli spagnoli di Podemos, perché ora di alzare la testa e di invertire una rotta luminosa non possiamo fare con gli operai in lotta, con i comitati, i cittadini delle associazioni in lotta, incrociando le lotte e gli impegni di cammino della fiamma CGL e dell'intera CGL che a dicembre a Roma ha dato un segno di vitalità per cambiare radicalmente la politica economica nazionale. Siamo forze politiche di Fondazione Comunista, Partito dei Comunisti Italiani, Sinistra Ecologia e Libertà, esponenti di associazioni e movimenti dei comitati dell'acqua, di cittadini ambientalisti che si sono battuti contro le centrali a biogas e contro la situazione che voi conoscete meglio di me, proponiamo un'alternativa. Corriamo da soli, speriamo con tanti cittadini, in alternativa al Partito Democratico, in alternativa a Spacca, lontani e distanti dalla destra che chiacchiera, magari protesta, ma poi non conduce nulla. Abbiamo perso candidato presente, andiamo all'unica direzione del PD, Gino Traversini. Sì, io sono Gino Traversini, sostituisco Luca Cerisoli che per un impegno non può essere presente. Non sono qui per prendere le preferenze, assolutamente, anzi sono qui perché mi ha chiesto il candidato presidente Luca Cerisoli, sapendo che sono uscente di questo Consiglio regionale, che in qualche modo ho vissuto in maniera diretta la questione della sanità, di venire qui a rendere onore agli organizzatori di questa serata. Quindi è tutt'altro che cercare di riscuotere preferenze in questa platea. È solo di rendere onore a una discussione molto interessante, molto importante, solo che fatta a ridosso della campagna elettorale lascia poi spazio a situazioni, tribolazioni eccessive probabilmente. E brevemente la mia, chi mi conosce, sono stato sindaco per 14 anni nel piccolo comune pesarese, vengo da questa provincia, ho ricoperto la carica di presidente della comunità montana per 8 anni, poi dal 2010 nel consiglio regionale. Non devo parlare tanto di quello che farò, ma di quello che ho fatto.
perché sono in un partito, ne sono fiero, che mi permette di dissentire senza essere cacciato. Posso anche dire cose diverse da quelle che dicono le maggioranze del partito, ma posso anche rimanere a far politica e a combattere sulle mie idee. E sulla sanità ho tenuto rapporti con i comitati, con i miei territori, con quelli più vicino da dove vengo, sin dall'inizio, sia a Cagli che a Fossombrone, soprattutto Cagli e Fossombrone, e vi spiego perché. Il primo passaggio è il piano sanitario. C'era un primo passaggio dove gli ospedali, tutti gli ospedali, però venivano cancellati e diventavano casa della salute. Abbiamo lavorato con i comitati, Cagli e anche Fossombrone, il comitato della Vigo da Gaia, che è spesso in contatto, e abbiamo modificato l'emendamento, abbiamo modificato il piano sanitario. Quindi non da più casa della, abbiamo lasciato la possibilità di mantenere servizi fondamentali al territorio. Quindi il Consiglio regionale, quello che lui ha votato, lasciava lo spazio affinché gli ospedali dei nostri territori fossero garantiti. Poi è arrivata un'altra volontà, che appartiene anche una parte del mio partito, che è quella della delibera 735, dove, guarda caso, deve essere contento il sindaco di Perno, nonostante le difficoltà, che rispetto agli altri ospedali è stato salvato completamente e ha, diciamo, sulla carta inizialmente quasi cancellato i servizi che dava gli ospedali di Cagli, Fossombrone e parte anche Sasso Corvallo. Ecco, su questo io mi sono subito autosospeso dal partito. Lasciamo parlare per favore, altrimenti il tempo massimo non ha senso. Ho iniziato tenendo i rapporti con i comitati, stando sul territorio, difendendo quello che ritengo importante per gli ospedali, la situazione dei servizi che i cittadini vogliono. Perché al di là del fatto che avere l'ospedale, i cittadini vogliono poche cose e garantite. E è abbastanza chiaro fin da subito cosa vuole il cittadino del nostro territorio. Non vuole la chirurgia, vuole che l'ospedale dia la sicurezza dei servizi essenziali. E questi servizi sono, il primo intervento, che non può essere di non di 24 ore, non può essere di non di 24 ore, non di 12, perché gli ospedali sì. Sono un po' le domande, però domanda la faccio io rispondete, quindi il tempo dipendete più da me. Finisco questo concetto velocemente. I servizi essenziali sono l'intervento, l'analisi, la lunga degenza, la diagnostica per fondamentale, vergogna, e la lunga degenza, la possibilità di ricoverare dentro gli ospedali. Questi sono i servizi fondamentali. Il mio presidente, la mia vita garantirà a porta in questo territorio. Per quanto riguarda le domande, adesso lo faccio. Faccio qui. No, beh, le interrompo ogni volta e non rispondete alle domande. Lo devi fare più prima. Come devo fare più prima? Nessuno mi sta domande. Adesso è giusto. Ma le interrompo e rispondete in fila. Per quello c'è il tempo massimo. Quindi è finito. È finito questo. Adesso è tutto a Paolino. Grazie, buonasera a tutti. Visto che la presentazione, parliamo della persona, perché la presentazione è questo. Luca Paolini, segretario Lega Nord, 55 anni, diploma di maturità classica, laurea in giurisprudenza urbino con 110, ufficiale della Guardia di Finanza, istruttore Basco Verde, ho fatto qualche corso in quel mondo lì. Poi qui faccio il programma di controllina perché parlo di politici, che nessuno nascesse politico. Caro, scusa il tuo nome, Grilli mi pare. Caro Grilli, io ho fatto da gradire, sono andato da qui 3 anni all'ex liceo pedagogico, quindi dall'89 al 91, quindi non è che sono nato politico, ho fatto politica nella Lega 13 anni a gratis. Nel 2008 sono stato eletto parlamentare per una sfiga, perché sembra che è una disgrazia, ma per 13 anni vi garantisco che ci ho messo solo tempo, denaro, passione e fatica, quindi quei grillini non avete scoperto. Noi facciamo le battaglie che fate voi oggi, quando il mio è stato funzionato. Continuo con la presentazione,
ancora due punti, mi pare. Dopodiché ho fatto il primo lavoro, ho lavorato con due compagnie di assicurazione primaria, con l'ispettore assicurativo, poi ho cambiato ulteriormente lavoro, non sono mai stato disoccupato per mia fortuna e non ero figlio di. Dopodiché ho deciso di iniziare la professione forense, ho fatto la mia bella pratica e dal 1996 sono iscritto all'albo degli avvocati e faccio una libera professione. Punto. Politicamente nasco nel 93 con la Lega Nord, partito in cui sono sempre rimasto, non ho mai cambiato giacchetta. Nel 2008 sono stato eletto parlamentare in Toscana, nelle Marche, ho optato per la Toscana.